Prego, grazie. E ben ritrovati a tutti. E allora intanto ringrazio lo staff che vedo che è molto organizzato e quindi complimenti, sempre bello ritrovare anche le persone che si danno da fare. Allora, questo pomeriggio lavoreremo un po' sui sogni, parliamo un po' del sonno e dei sogni, e, perché è un tema molto importante soprattutto negli ultimi decenni, perché anche qui da un punto di vista epidemiologico i disturbi del sonno, l'insonnia, stanno aumentando notevolmente, non solo perché sappiamo un po' dal senso comune che il bambino piccolo dorme molto di più, man mano che si cresce e si va avanti con gli anni si dorme un po' di meno, sempre meno. Questo è vero ed è fisiologico, però l'insonnia sta colpendo anche purtroppo i giovani e anche i bambini, quindi anche in studi, in psicoterapia, all'ospedale, così arrivano bambini che hanno difficoltà del sonno, dopo vedremo anche da cosa sono procurati questi disturbi del sonno. Allora, intanto iniziamo. A cosa serve il sonno? Allora, il sonno è molto importante, lo capiamo tutti, perché è una ricarica di energia per il nostro cervello e anche per il nostro corpo fisico. Quindi riusciamo attraverso le ore di sonno a far funzionare il cervello in modo diverso, in parte, dopo vedremo anche le fasi del sonno, quindi capiremo meglio come, e soprattutto si ristruttura. Allora, intanto migliora la memoria, l'attenzione, la lucidità mentale, siamo meno stanchi, infatti sicuramente avrete tutti più o meno, avranno sperimentato magari per qualche problema, per qualche lutto, per qualche momento difficile nella vita di perdere qualche notte di sonno o forse anche un po' di più. Allora, in quei casi lì come vi siete sentiti di giorno? Non bene, molto stanchi, molto, a volte non tanto neanche lucidi, perdi un po' la memoria, fai confusione e a volte anche irritabili, no? Ti viene un po' il nervoso, salti con nulla, eccetera. Quindi compromette anche perdendo poche ore di sonno, c'è una compromissione a livello delle facoltà mentali. E inoltre ci sono degli studi molto interessanti in cui hanno trovato che le persone che dormono di più hanno ricorrenza minore di infarti, quindi di problemi cardiaci. Quando dormi di più riesci anche il cuore probabilmente riposa e quindi il circolo anche venoso. E ci sono nelle persone che dormono molto meno infarti, meno ictus, meno problematiche cardiovascolari. Questa è un'associazione molto interessante. Anche addirittura la pressione va meglio, la pressione del sangue va meglio nelle persone che dormono di più. Quindi più dormiamo, meglio è non solo per il cervello ma anche per il cuore. E questo hanno trovato, siamo all'inizio un po' di questi studi. Allora, addirittura sono stati fatti degli esperimenti attraverso i quali si utilizza il sonno per migliorare alcune prestazioni, alcune performance. Ad esempio, hanno provato a fare un esperimento con i musicisti. E hanno visto alla Northwestern University, hanno studiato un metodo per migliorare l'esecuzione musicale con delle sieste di 30 minuti, perché anche le sieste, cioè il riposino pomeridiano, è molto importante, non solo per i bambini, ma anche per gli adulti, potendo, è che un po' siamo sempre di corsa e quindi è quasi impossibile nella vita lavorativa farli. Però hanno provato a ascoltare un brano prima del riposino,
E poi gli facevano fare un riposino, si chiama neurosiesta, hanno proprio, è un metodo addirittura, l'hanno strutturato come metodo, facevano fare un riposino di 30, una pausa di 10 minuti, un riposino di 30, l'esecuzione del brano di questi musicisti dopo la siesta migliorava di parecchio l'esecuzione rispetto agli altri musicisti che invece non avevano fatto la siesta. Quindi cosa vuol dire? Che se noi facciamo un riposino, miglioriamo quello che stiamo facendo. Ok? Allora, un altro aspetto è la mente inconscia, cioè tutto quello che noi non abbiamo cosciente. Il sonno è molto importante per la mente inconscia. Perché? Durante il sonno il cervello fa l'inventario dei nostri pensieri, elimina quelli in più e aggiorna un po' le informazioni, riprogramma tutto, quindi alla fine, alla mattina, vi sarà sicuramente capitato che siete più lucidi e il problema con cui siete andati a letto la sera prima lo vedete in maniera diversa. Non so se vi è mai capitato, vero? Addirittura c'è un metodo che utilizziamo e suggeriamo anche in psicoterapia: quando hai un problema e continui a rimuginare su questo problema, trovi le varie opzioni, diventa quasi un'ossessione, è la cosa più sbagliata che possiamo fare, perché sottoponiamo uno stress al cervello, quindi perdiamo nei labirinti della mente e non riusciamo a trovare una soluzione efficace. È meglio o fare un riposino come la neurosiesta oppure anche dormirci sopra, come dicevano una volta. Un'altra tecnica che noi suggeriamo in psicoterapia è proprio scrivere la domanda, metterla in un foglio la sera, nella vostra agenda, eccetera, e lasciar perdere tutti i pensieri che riguardano quel problema lì. Cioè proprio chiudere l'argomento. E lasciare che nel sonno, a volte nei sogni, si ristrutturi il tutto e nei giorni successivi arriva spontaneamente la soluzione, una soluzione più efficace che non se l'abbiamo pensata razionalmente continuando a logorarci. Ok? Questo è molto interessante perché arrivano delle soluzioni inaspettate. Quindi è molto efficace proprio nella soluzione dei problemi. Allora, vi dicevo all'inizio che sta diventando anche questa un'epidemia globale, purtroppo da un ventennio a questa parte sempre di più. Allora, già nel 2000 un sondaggio su 1 milione di soggetti in 250 paesi del mondo, a cui ha risposto circa la metà dei soggetti, hanno trovato che solo il 15% di queste persone avevano un sonno regolare di circa 7-8 ore. Sono poche, molto poche. E nel 2011, quindi un po' più recente, la Mental Aid Foundation ha trovato che, sempre una ricerca, che il 30% della popolazione britannica ha dichiarato di soffrire di insonnia, che è molto, è un terzo della popolazione, e le statistiche anche qua in Italia, comunque nel resto d'Europa, sono più o meno le stesse. Un po' è una malattia del mondo occidentale, no? Allora, qui vi ho lasciato una tabella in cui vediamo quante ore di sonno deve avere l'essere umano nelle fasi della vita. Vedete ovviamente che il bambino, il neonato, ha bisogno di 14-17 ore, infatti si dice il neonato mangia e dorme e poco altro, no? E piange. Il bambino dai 4 agli 11 mesi ha bisogno di 12-15 ore, il bambino un po' più grande da un anno o due 11-14 ore, via via vedete che le ore poi cominciano a diminuire e nell'età adulta abbiamo bisogno dalle 7 alle 8, alle 9, 7, 8, 9 ore di sonno.
nell'età anziana in realtà pensi che sia il fabbisogno di sonno sia molto inferiore, in realtà no, nel senso che più o meno dormiamo un'ora in meno, ma non è che abbiamo comunque bisogno di almeno 7 ore di sonno. Quando facciamo le nostre 7 ore di sonno, tra il pisolino e la notte, abbiamo riposato a sufficienza, d'accordo? E allora, sono stati fatti anche degli studi, per farvi capire l'importanza del sonno, sono stati fatti degli studi di deprivazione del sonno. Cioè, non si possono fare con gli esseri umani ovviamente, però c'è stato qualche folle che l'ha fatto da solo. Scientificamente invece l'hanno fatto con gli animali, con i topi da laboratorio, e hanno provato a tenere dei topolini svegli all'Università di Chicago, dei topolini svegli per un mese. Praticamente c'era un disco che girava, appena vedevano che si addormentavano lo facevano girare, loro poverini erano costretti a svegliarsi e a correre. Questa cosa qua, pensate, che ha cominciato a far palesemente i ratti cominciavano a avere una debolezza fisica, una stanchezza, ma anche il pelo ha cominciato ad ingiallirsi, e nel giro di un mese sono morti tutti. Cioè, è stato un esperimento drammatico. Pensate l'importanza che ha il dormire. Mentre un DJ americano, un po' pazzoide, un po' per farsi pubblicità, nel 1959, ve l'ho portato perché mi ha colpito molto questa cosa, voleva passare al Guinness dei primati per le maggiori notti, le maggiori tempo di veglia in cui non dormiva, cioè praticamente non dormiva mai. Cosa ha fatto? Per 8 giorni ha allestito uno studio in cui dava le trasmissioni nella radio, uno studio a Times Square a New York, tutto con pareti trasparenti in modo che le persone potessero controllare, vedere che era sveglio, e un'equipe di medici militari l'ha seguito dal punto di vista medico e della salute, praticamente per controllare le condizioni di salute. E dopo qualche giorno, 2 o 3 giorni di privazione di sonno, ha cominciato a impazzire, in sostanza, ad avere dei sintomi molto gravi da un punto di vista mentale. Per esempio, cominciò ad avere delle allucinazioni. Si convinse che lo studio era pieno invaso dai topi, che le scarpe fossero invase dai ragni, che la scrivania prendesse fuoco. Pensate un po' cosa può causare, e ti danneggia proprio il cervello. E verso le ultime giornate di questi 8 giorni, ha cominciato anche a delirare su se stesso, mettere in dubbio tutta la sua storia, tutta la sua memoria e la propria identità. Quindi era diventato pazzo, come no? Poi quando ha finito questa prova, ha dormito 24 ore di botto, poi si è risvegliato, ha ripreso la vita, però la moglie dice che poi è caduto in una depressione molto forte e ha fatto anche parecchi danni poi da un punto di vista del comportamento. Quindi i medici dicono che probabilmente questa prova l'ha anche segnato nel tempo, insomma, ha anche segnato il cervello, come se la deprivazione di sonno avesse anche un effetto a lungo termine, no? Quindi bisogna stare attenti a dormire più possibile o a curare l'insonnia. Dopo vedremo anche come. E infatti, non solo nel Medioevo, ma anche la CIA tortura ancora adesso le persone attraverso la deprivazione di sonno. Quindi non era una tortura solo del Medioevo, ma hanno scoperto dei documenti, proprio Barack Obama li ha resi noti, che torturano ancora con la deprivazione. È una delle torture per estorcere delle informazioni militari. Allora, come funziona il nostro sonno? Abbiamo dei cicli non REM e REM. Cosa vuol dire? Non REM è un sonno che va dal sonno leggero al sonno profondo,
E poi la fase REM, che vuol dire movimenti oculari rapidi, è quando sogniamo di solito. Quindi il cervello comincia una sorta di veglia, che però non è come quella del giorno, ma gli occhi si muovono, noi seguiamo delle immagini che sono mentali, sentiamo delle sensazioni e quando tutti voi immagino che avrete sognato, a volte confondiamo il sogno con la realtà perché ci sembra che sia vero. Quindi, come entriamo in questa fase? Vedete, adesso mi serve proprio il puntatore. Allora, sono sveglio, pian piano mi addormento, vado in sonno leggero, poi lo approfondisco, diventa molto profondo, quindi non ho più movimenti, non ho più niente, sono proprio dove recupero molta energia qui. E poi si diventa leggero di nuovo e va in REM. Vedete, queste fasi qua sono REM e si alternano come abbiamo visto prima, nel giro di 90 minuti. Abbiamo sono leggero, sono profondo, leggero e REM e via così. Quindi abbiamo tre o quattro fasi a notte, d'accordo? Quindi abbiamo. Allora, la cosa interessante è che se ci svegliano nel sonno profondo, siamo come in uno stato quasi di coma, facciamo fatica a svegliarci, no? È come se fossimo in anestesia totale. Mentre se ci svegliano nel sonno leggero, allora è più facile. Per quello adesso hanno anche ci sono sul mercato delle sveglie o degli orologi che praticamente fanno proprio questa analisi del sonno la notte, sono dei piccoli orologi adesso che vanno di moda nei giovani, che contano i passi, sono praticamente degli attimetri per tutti e dell'attività anche notturna, e tu vedi le fasi del sonno approssimative, sono quelle, sono quando sei. L'orologio detiene proprio il movimento del corpo quando sei immobile, sei in sonno profondo, quando un pochino ti muovi, ti rigiri, sei in quello leggero. Ecco, quindi è interessante anche vedere come dormiamo attraverso questi dispositivi che adesso tutti abbiamo a disposizione, mentre una volta c'erano solo nei reparti di neurologia per misurare il sonno. Allora, l'insonnia. Adesso non so se qualcuno di voi, dopo mi direte magari nelle domande, se qualcuno di voi ha qualche problema di insonnia. Dopo vedremo anche come si instaura da un punto di vista mentale. Spesso non è un'insonnia, vera e propria, ma è data da un meccanismo che diventa ossessivo. Quindi di solito parte con un periodo in cui genera sempre l'insonnia da un periodo di ansia diurna. Sono un periodo particolare, non è che ho insonnia sempre. Dopo ci sono delle tipologie, ci sono persone che dormono più o meno e quindi quelli è abbastanza naturale. Ci sono persone che con 6 ore stanno bene, persone che hanno bisogno di 10 ore di sonno, quello è individuale. Però di solito il disturbo del sonno nasce da un periodo un po' difficile in cui ti porti l'ansia di notte e diventa insonnia. È un lavorio del cervello, il cervello continua a pensare, pensare e non riesci a rilassarti. C'è una grande tensione a livello del sistema nervoso, non ti rilassi e quindi non riesci a prendere sonno perché il sonno è una funzione naturale dove il cervello stacca. E da quei momenti lì che poi passano nella vita, però uno comincia a farsene un'ossessione, comincia a dire, Dio che stanotte, no, anche se il problema non c'è più, comincia a farsene un problema lui nella sua testa, comincia a dire, anche stanotte forse non dormo, non riesco a rilassarmi, ecco, no. Cioè diventa una cosa che stiamo alimentando noi stessi una tensione che poi diventa, mantiene l'insonnia, quando potrebbe essere passata. È chiaro? Ok. Allora, questo è molto pericoloso perché un'insonnia che dura 2 o 3 giorni o una settimana per un problema che hai, quando lo risolvi, naturalmente ti rilassi e dormi, in realtà può durare mesi e anche anni.
perché instauri un ciclo anche di abitudini negative. Allora cosa succede? Siccome so che non dormo, dopo magari di giorno ho dei problemi, sto male, non mi sento bene, allora faccio 2 ore di sonno al pomeriggio, però facendo 2 ore di sonno dopo dormo ancora meno la sera, ok? Oppure vado a letto sul divano perché magari lì riposo meglio, oppure che ne so, il computer me lo porto a letto così se mi viene sonno. Ecco, sono tutti comportamenti che in realtà non vanno che aggravare l'insonnia. Allora adesso io volevo portarvi le regole che diamo alle persone che hanno disturbi di sonno. Quando vengono in studio, le regole di igiene del sonno si chiamano, quindi quello che dobbiamo evitare per instaurare questo tipo di disturbo quasi ossessivo, si chiama ortosonnia. Allora, mettiamo lo scritto un po' in piccolo. Allora, uno, mettersi a letto solo se ci si sente sonnolenti, perché se vai a letto prima e magari ti addormenti dopo un'ora, 2 ore, tu intanto cominci a pensare, cominci a dire insomma ma non mi addormento mica, quindi comincia già una piccola tensione. Allora quando ho sonno vado a letto, dopo ovviamente ognuno avrà delle abitudini diverse, svegliarsi approssimativamente alla stessa ora, sarebbe meglio svegliarsi sempre alla stessa ora e andare a letto più o meno alla stessa ora. Non fare sonnellini diurni, questo se si soffre di insonnia, non se una persona è normale, i sonnellini abbiamo visto che fanno bene. Non assumere alcolici nelle 2 ultime ore del giorno prima di andare a letto, perché l'alcol cosa fa? È vero che ti stordisce un po' e ti viene un po' di sonno, no? Vi capita quando beviamo un bicchiere in più, però in realtà poi procura dei risvegli di notte, più risvegli, quindi in realtà disturba quel ciclo del sonno naturale che abbiamo visto. Evitare di fumare nell'ultima mezz'ora prima di andare a letto, evitare di mangiare cioccolata, zuccheri e di bere grosse quantità di liquidi, perché poi quando se ti scappa la pipì di notte ti svegli e fai fatica a riaddormentarti se soffri di insonnia. Mentre è interessante usare una tazza di latte prima di dormire, perché sempre se si soffre di questo disturbo, perché il latte è una sostanza dentro che rilassa il sistema nervoso. Poi sapete quando avevate magari i bambini piccoli che gli davate il biberon di latte prima di dormire, perché è proprio calmante come da quel punto di vista, aiuta il sonno in realtà. Anche praticare attività fisica prima di andare a dormire non va bene, tipo andare in palestra dopo sei troppo esagitato, quindi non riesci più a dormire, quindi il sonno va più avanti, no? E rendere più confortevole possibile la camera da letto. Quindi le luci devono essere spente, la temperatura adeguata intorno ai 18 gradi, le coperte, tutto comodo, insomma, okay? Che sia un ambiente gradevole, va bene? Quindi queste sono un po' le regole di igiene del sonno che sono comunque tratte dagli studi scientifici dei ricercatori sul sonno. E infine questa ossessione del sonno, abbiamo delle terapie comportamentali, perché poi ci sono anche i farmaci sonniferi, no? Per curare il sonno. Però cosa succede? Che il sonnifero purtroppo può essere efficace, però nei casi che ci sia un'ossessione del sonno ti peggiora ancora di più il quadro, perché fai sempre più fatica e propaghi il disturbo del sonno nel tempo. Quindi in realtà non va benissimo prendere i sonniferi. Esistono dei protocolli di terapia comportamentali in cui la prima parte è proprio dare queste regole di igiene del sonno. Facciamo una valutazione del disturbo persona per persona e attraverso dei test e un diario del sonno, in modo che capiamo quanto dorme, come dorme, tutto quanto, e dopodiché facciamo una diagnosi
e diamo tutta una serie di comportamenti ad hoc per quella persona in modo che recuperi il sonno in modo totale. Questo tipo di terapie, ovviamente senza farmaci o comunque in remissione da farmaco, cioè nel senso che mano che fai queste terapie puoi ridurre al minimo o addirittura togliere il sonnifero, hanno un'efficacia notevole dell'80-90%, quindi è molto buona. Infine, tutta la seconda parte invece è sui sogni, ma prima di passare a questo, magari se avete delle domande sul sonno, mi farebbe piacere, insomma, se posso rispondere volentieri. Prego. Allora, io volevo chiedere come mai... Perché non si sente. Volevo chiedere come mai, mentre la donna va a letto e ha il problema e non riesce ad addormentarsi, l'uomo posa la testa sul cuscino e si rigenera durante la notte. Come mai siamo diversi? Ma allora, non c'è proprio una netta differenza. Ci sono anche maschi che soffrono di insonnia, parecchi, sì. Sì, in realtà forse è una percezione che abbiamo, però dalle nostre esperienze personali, però in realtà soffrono di insonnia sia maschi che femmine, non c'è nessuna differenza. Perché ha il marito che magari dorme di gusto, invece lei è lì che fa fatica. Ecco, altre domande? Fa bene leggere prima di andare a letto? Sì, ad esempio leggere è molto efficace. Leggere a letto? Sì. Quello che non dobbiamo fare a letto è usare i cellulari, perché hanno la luce blu o il computer, che hanno una luce che stimola i recettori del cervello della veglia e quindi ci fa in realtà stare più svegli, più a lungo, perché proprio ci sono queste cellule che danno il messaggio al cervello che è giorno. No, mentre uno legge, l'altro cosa fa? Non riesco a prendere sonno perché c'è luce. Io ho cambiato camera, adesso sono problemi. Non sono più problemi. Ecco, può essere una soluzione. Sì, per forza. Allora, guardare la televisione, diciamo, se uno ha disturbi del sonno, è meglio guardarla in un'altra stanza. Quando ti viene sonno, vai a letto. Perché anche la televisione, se sei insonne, ti disturba il sonno, quello sì. Io ho sperimentato che avendo una camera da letto da un anno e mezzo, dormo meno. Eccola là. Quando la vivo con il salotto. Eh sì, infatti proprio quando una delle cose che consigliamo ai pazienti è proprio quella di guardare la televisione finché va benissimo, in serata, anche fino a tarda sera, però dopo spegnere e andare a letto. Cioè la camera da letto deve essere usata solo per dormire, non per computer, quant'altro, insomma. A me capita che la televisione mi fa dormire. Sì, infatti. Quando mi sveglio, finita la trasmissione, ho letto e non dormo più. Appunto. Infatti il sonno REM proprio... Esatto. Alle 10 e 11, quando la televisione mi sveglio, già pubblicità. E dopo non dorme più. Infatti, alla TV bisogna stare, davanti alla TV bisogna stare svegli, seguire il film. Però a volte sono noiosi, quindi ci si addormenta, no? Sì, anche quello capita. Prego. Zucchero? Come? I sonniferi? Sì. Io prendo sonnire. Sì. Vado a letto e dormo solitamente, soprattutto sì. Se ho fatto attività fisica. Sì. Dormo, ma anche abbastanza presto. Mi sveglio dopo, perché devo andare in bagno, e non riesco più a dormire. Allora prendo 7-8 gocce sul libero e dormo. Sì. Però ho letto che alla lunga il sonnifero fa male. Sì, è vero. Però vabbè, insomma, dopo chiaramente dovete sentire il vostro medico, il neurologo a cui afferite, per carità, perché no, io non mi occupo di farmaci. Però vedo tanti pazienti che man mano che prendono...